Indeed.com pubblica più di 70.000 nuove offerte di lavoro al mese da tutta Italia. Cerchi il tuo primo lavoro, il lavoro dei tuoi sogni o semplicemente un nuovo lavoro. Trova quello giusto per te su Indeed.com. Certa. Indaga, documenta, accerta. La sessione Il New Normal del Lavoro, ripensare l'attività lavorativa e il workplace grazie al digitale. Allora, c'è pieno di anglismi, come spesso succede in questo nostro bel mondo, e questo non ci spaventa, e il New Normal è messo un po' anche, ironicamente, tra virgolette, no? Perché bisognerebbe... Che abbiamo anche abbastanza. Di virgolette e di normal, esatto. Anche, perché bisognerebbe innanzitutto stabilire cosa si intende per normalità. Ed è già un po' difficile. Poi, anche perché da vicino nessuno è normale, no? Visto da vicino nessuno è normale, come si dice. E poi, vicinissimo. E poi si dice anche che dalla normalità si possa guarire anche, no? Quindi, questa non la sapevo, quindi, me la segno. Quindi ritorniamo al tema, è una nuova normalità perché siamo obbligati a farlo, quindi con un'accezione un po' malinconica del fatto avevamo una bella normalità, adesso ne abbiamo una nuova un po' acciaccata, oppure è l'occasione di creare una normalità anche migliorata, insomma. Quindi questo è il tema che ci siamo dati e abbiamo qua fior di relatori che ci racconteranno dal loro punto di vista, che sono anche ovviamente punto di vista individuale ma anche punto di vista di diversi settori, perché abbiamo qui rappresentanti di organizzazioni diverse che provengono da moltitudine di settori. Adriano, il pannello è molto denso, non vi rubo tempo, anzi forse vi regalerò qualche secondo in più, quindi lascio partire il talk, buon divertimento. E noi ce lo prendiamo, grazie. Allora, abbiamo già inquadrato il tema e non voglio rosicchiare altro tempo ai nostri relatori che vado a presentare. Ci siamo messi d'accordo per raccontare loro aneddoti, casi, buone pratiche, anche magari anche situazioni fallimentari o anche se non totalmente fallimentari, situazioni che hanno un po' stupito, magari hanno messo in campo delle azioni che hanno portato risultati un po' diversi da quanto ci si aspettasse. Ecco, ho chiesto loro di vedere anche di raccontarci quali fossero le criticità di questo nuovo modo di lavorare in cui si parla di aspetti strumentali, cioè digitalizzazione dei processi, aspetti che vanno a cambiare anche la dimensione spazio-tempo del lavoro, si lavora un po' in remoto, un po' in presenza, aspetti culturali anche, responsabilizzazione delle persone, perché non si guarda più al processi, ma si guarda agli obiettivi e in questo caso... Quindi c'è bisogno che le persone si sentano responsabili, che possano gestire la propria autonomia e che lavorino per portare appunto al raggiungere gli obiettivi.
ci siamo dati questo compito, raccontiamo in pochi minuti cosa è successo ad oggi e poi magari ci prendiamo, se ci sarà ancora tempo, un momento di esercizio di pensiero probabilistico, cioè quali potrebbero essere gli scenari del futuro nelle vostre organizzazioni oppure anche più in generale nel settore di appartenenza. Vado a presentare i relatori, Verena von Delleman, che è Head of Human Resources Gruber Logistics. Buongiorno Verena, grazie per essere qui. Quindi settore della logistica. Claudia Magro, qui a fianco a me, Senior HR Business Partner Bosch Rexroth, speravo di averlo pronunciato bene, ma invece la miopia si è fatta vedere, che è un altro settore di manutenzione di macchinari industriali e automazione, quindi siamo proprio sulla frontiera dell'innovazione. Francesco, Claudia, ti chiamerò come Claudia Magro e non citerò il nome dell'azienda d'ora in avanti, la puoi dire tu. Francesca Rotundo, invece Group HR Director d'Amico Società di Navigazione, e questo è più facile. Francesco, adesso è la sonnolenza post-prandiale. Poi riprendo la capacità del linguaggio, piano piano, datemi un attimo per scaldarmi. Fabio Salvi, Team Lead People Partner Italy, Spain, Portugal, Serbia, Croatia e Romania, però qua ci hai messo del tuo, Flixbus Italia, insomma ci hai messo del tuo per complicarmi ancora la vita. Tiziano Suprani, questo non lo sbaglierò, mi impegno, Corporate Human Resources Officer Ferrolli. Benissimo, ce l'ho fatta, però almeno è stato... Sto andando senza microfono? Ah, ok. Insomma, ci hanno già ripreso un paio di volte, adesso riprendiamoci. Io democraticamente ho sbagliato su tutti, quindi adesso ripartiamo da zero. Va bene. Allora, Verena, cosa ci racconti, qual è la ricerca del new normal, quali sono state le sperimentazioni, le azioni messe in campo finora alla Gruber Logistics? Allora, la Gruber Logistics è una società di trasporto e di logistica. Abbiamo circa 1200 collaboratori in 35 sedi in Europa e in Cina. E quando a febbraio-marzo 2020 è successo quello che è successo, ovviamente anche noi eravamo in quella sfida di conciliare da un lato le persone che da un giorno all'altro dovevano dall'ufficio andare in un home office che prima non era una forma di lavoro tanto sperimentata da noi, e poi dall'altro lato le persone nei magazzini, soprattutto gli autisti che erano in giro per l'Europa in una situazione dove non sapevamo tanto di quel virus che era venuto fuori e in questo caso come muoverci. Era proprio un momento, come per tantissimi altri, di shock, di insicurezza, dove non sapevamo come fare. Poi, soprattutto nella retrospettiva, dopo alcuni mesi, quando abbiamo fatto il punto della situazione, abbiamo cercato anche di valutare cosa abbiamo fatto bene, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, siamo arrivati tra l'altro anche alla conclusione che c'era una cosa che ci ha aiutato tantissimo. E quello era che noi, proprio per caso, per tutt'altri motivi, perché ovviamente nessuno di noi aveva la sfera di cristallo e poteva sapere cosa sarebbe poi successo, ma abbiamo attivato un percorso di change, nel senso nel 2019 per noi era un obiettivo molto importante di preparare i nostri collaboratori, proprio dal dirigente fino all'operaio semplice, alle nuove sfide. Le nuove sfide le abbiamo viste per la nostra società, nel nostro settore, di cambiare il mindset delle persone in una direzione che il cambiamento viene vissuto più come una cosa positiva e non come una cosa della quale uno deve aver paura. Lì abbiamo implementato un progetto abbastanza grosso, impegnativo, giocando in un senso positivo con le emozioni delle persone, perché per far sì che un cambiamento funziona si deve puntare sull'emozione. Non basta soltanto di spiegare che è bene e è utile, è necessario,
ma si deve proprio trasmettere qualcosa di più. E questo per noi era proprio il gran vantaggio, la grande fortuna che ha fatto sì che poi in quel momento, quando è successo quello che è successo, i nostri collaboratori erano in qualche modo già preparati. Pertanto non posso dire che tutto ha funzionato, perché ovviamente c'erano tantissime cose che non hanno funzionato, e come ti avevi chiesto prima, cosa non ha funzionato tantissimo, ma una cosa che per noi nell'HR soprattutto era una grandissima sfida, poi il momento quando la situazione nel 2020 tipo in direzione estate è migliorata. L'intenzione era quella di far ritornare almeno parzialmente i collaboratori in ufficio, che c'era una situazione molto particolare, come forse l'avete vissuto anche voi nelle vostre aziende. C'erano alcuni che già ad aprile hanno iniziato a chiamarmi: Verena, quando mi fai ritornare in ufficio? Non ce la faccio più. Invece altri che poi ancora a luglio hanno detto: no, guarda, io non vengo, io sto bene a casa, io lavoro 5 giorni su 5 a casa, a me non manca niente. E conciliare questi due estremi e trovare proprio una linea comune per la nostra azienda. E questo era una sfida, è una sfida ancora oggi, perché non abbiamo ancora trovato, diciamo, la soluzione perfetta per questa problematica che si è posta già ormai 1 anno e mezzo fa. Benissimo, la normalità probabilmente non sarà mai statica, ma sarà sempre fluida. E quindi cosa sarà la nuova normalità? Probabilmente una situazione ibrida in cui si lavora un po' in remoto, un po' in presenza. Grazie Verena di averci raccontato anche gli aspetti di criticità, no? Perché non c'è nulla di peggio di passare in rassegna i successi di ognuno, non è interessante per noi, non è interessante per chi ci segue qui, dal pubblico e anche da casa, perché comunque le criticità sono un elemento distintivo e anche un'occasione di apprendimento. Claudia Magro, HR Bosch, cosa è in Bosch la ricerca di una nuova normalità, di nuovi equilibri, di nuove modalità di lavoro? Allora, diciamo che probabilmente la riflessione è iniziata abbastanza presto nella nostra organizzazione, perché già a giugno, fine giugno 2020, abbiamo scelto di far rientrare gradualmente le persone. Questo poi ha avuto degli effetti di cui ci siamo resi conto 1 anno dopo, positivi intendo. Cosa abbiamo fatto in quella fase però? Prima di far rientrare le persone abbiamo utilizzato uno strumento che usiamo nella costanza, i nostri managerial talks periodici, in cui riuniamo i nostri manager in dei mini workshop, nulla di lungo, per affrontare i temi caldi del momento. Li facciamo generalmente 4 volte l'anno. In quel caso gli abbiamo dato il cappello di reset, perché dovevamo capire insieme, tutti insieme, con tutti i livelli manageriali, cosa sarebbe successo e qual era il loro percepito dei manager e delle persone. Abbiamo utilizzato dei dati un po' di letteratura, abbiamo fatto delle interviste a collaboratori di varie generazioni e, come sapete, il remote working ha degli effetti totalmente diversi sulle persone in base alla generazione da. È stato un po' il punto di partenza per riflettere poi sul nostro contesto, perché la nostra azienda è un'azienda che ha una seniorità aziendale mediamente alta, un turnover bassissimo, un'età media alta, bene o male da tutti i punti di vista, da entrambi i punti di vista va bene, comunque la composizione è quella, e dovevamo quindi cercare di capire qual era la modalità giusta. Durante questi managerial talks quello che si è visto era una super polarizzazione, nel senso che una parte del management vedeva, era così orientata allo smart working ad oltranza che ha iniziato a proporre dismissione di building, dismissione del servizio mensa, time management totalmente nuovo, 0 timbrature, una rivoluzione, ma perseguita con una sorta di ossessione, no? Non dobbiamo perdere il momento. Nel momento in cui dismettete gli edifici non può neanche più tornare, sicuro. Ecco. L'altro polo invece considerava lo smart working quasi in maniera demoniaca, cioè come un nemico dell'identità e della comunità. Quindi rimpiangeva il pre-Covid, perché prima del Covid lo smart per noi era una cosa residuale, era un giorno a settimana, era poco usato, in verità era poco usato.
E quindi in questo modo c'è stata una fase veramente di sbandamento, un po' di analisi. L'azienda da questo punto di vista ha attivato tutta una serie di azioni mentre questa discussione andava avanti con i manager, andava avanti con i sindacati. Ha investito ovviamente un po' come tutti in prevenzione, fornendo DPI con test tamponi, scusatemi, settimanali per tutti fino a maggio 2021, fino all'arrivo della vaccinazione, insomma, della campagna vaccinale, cosa che ora è dilazionato ovviamente nel tempo, come screening così saltuario, e anche dei servizi di counseling, perché avevamo proprio capito fin da subito che c'era una grossa fetta della popolazione che aveva bisogno di supporto psicologico, non solo per gestire nei casi peggiori un lutto, ma per gestire, per superare la sindrome della capanna, per riuscire a tornare alla socialità di un tempo. Quindi questo insieme a Bosch Milano, quindi ai nostri comuni cugini. In questo senso, oggi, novembre 2021, noi ci troviamo in una situazione per cui il modello è ibrido ed è stato vissuto nel 2021, che è un po' la mappiamo noi, la nostra azienda, come la seconda fase. In maniera molto serena, nel senso che essendo rientrati gradualmente, quindi primo giorno a settimana, poi 2 giorni, poi 3, è stato vissuto veramente in maniera molto positiva, senza grossi traumi, rigurgiti e così via. Ed oggi siamo in una fase in cui stiamo discutendo se sia il caso, contestualmente a un contratto di secondo livello, di parlare di smart o se lasciarlo fuori, proprio perché è un tema che la realtà ci ha mostrato che va un po' customizzato sulla base del momento, del contesto. Quindi oggi la forma è ibrida, domani chi lo sa. Quindi ci siamo prefissati di discuterlo annualmente anche con i sindacati. Un po' In una questa supersintesi. complessità avete adottato, come ci ha raccontato Verena in Global Logistics e come ci hai raccontato tu in Bosch, il primo strumento è l'ascolto. Questa Assolutamente sì. complessità non si può pensare di sapere tutto e che No, ci no, siano pochi decisori. le percezioni erano super variabili ed era indipendente dal livello manageriale, del manager con cui parlavamo, della persona con cui parlavamo, della posizione nell'organizzazione. È qualcosa che sfocia, che è impattato tantissimo dal privato. Quindi è così variegato che trovare una linea comune effettivamente è un percorso di una lunghezza incredibile. E questo è il motivo per cui abbiamo deciso: non scegliamo un modello, non scriviamo nero su bianco un modello, ma riponiamoci la domanda ogni anno senza imbrigliarci. Certo, questo E mette le ancora più modalità. complessità ai suoi vantaggi di agilità e di fluidità, ovviamente mette un elemento in più di complessità nella programmazione, nella pianificazione, no? Assolutamente, assolutamente. Quindi non esiste una nuova normalità, ne esistono Ne esistono molte. tante, ancora non, è un percorso, ancora non l'abbiamo scelta in realtà. Grazie Claudia Magro, Bosch, Francesco Rotundo. Che è direttore HR da Mico Società di Navigazione, quindi cambiamo altro settore ancora, dalla logistica siamo arrivati all'automazione, adesso trasporto via mare. Francesco Rotundo, quindi in un settore che è stato sempre abbastanza stabile, come si va a cercare, esplorare possibilità di nuova normalità? Beh, interessante, no? Perché in quella stabilità a cui facevi riferimento, a noi è accaduta una cosa anche un po' strana, e cioè la nostra organizzazione, proprio per come è disegnata, per la nostra presenza un po' in giro per il mondo, e anche un po' per la natura del business, no? Le nostre fabbriche viaggiano, sono degli oggetti in perenne movimento. Noi avevamo, ben prima ancora della pandemia e quindi di tutto ciò che la pandemia ci ha obbligato a fare, una certa familiarità con il concetto non codificato e non organizzato di lavoro a distanza. Ma proprio perché, appunto, i nostri colleghi sono in giro per il mondo, i miei collaboratori non sono soltanto, no, nella porta accanto, ma anche parecchie ore di fuso orario di distanza. Quindi, nel momento in cui, appunto, lo scoppio della pandemia ci ha obbligato a lasciare gli uffici, devo dire che non abbiamo
risentito, no? Del fatto che non ci si ritrovasse più al mattino alla macchina del caffè, perché appunto eravamo abituati a gestire questo rapporto tra colleghi senza necessariamente vederci. Però è accaduta una cosa strana, e che cioè obbligati appunto a stare a casa, poi su questo ci torno un attimo, abbiamo scoperto che forse abituati ad una modalità smart, no? Di lavoro, di fatto non eravamo realmente pronti. Piccolo inciso, secondo me abbiamo parlato un po' eccessivamente di smart working, soprattutto all'inizio della pandemia, in realtà per identificare una condizione a cui eravamo obbligati. Cioè, noi non abbiamo fatto smart working, noi per mesi abbiamo fatto home working per provare a fuggire via dal rischio, no, di contagio e quant'altro. Quindi di smart, secondo me, in quell'esperienza non c'era assolutamente nulla. Nel nostro caso, tornando alla nostra esperienza, obbligati a stare a casa e quindi a perdere comunque la dimensione dell'ufficio, no? Nonostante ciò che dicevo prima, ha messo un po' in evidenza il fatto che per noi comunque lo stare assieme negli uffici, anche quando questo significa prendere un aereo e andare dall'altra parte del mondo per fare una riunione, per gestire degli eventi e quant'altro, è una cosa assolutamente importante. E quindi appena abbiamo potuto abbiamo iniziato a tornare in ufficio, poi con la complicazione nel nostro caso che è dettata dal fatto che nei diversi paesi in cui noi abbiamo la nostra presenza, magari la normativa locale ci obbliga, no, a restrizioni più o meno importanti, però fondamentalmente appena abbiamo potuto siamo tornati in ufficio, perché appunto ci siamo accorti che forse non eravamo pronti, no, per passare ad un modello realmente smart, perché è fin troppo evidente, le soluzioni tecnologiche sono lì, come dice il mio collega responsabile dell'information technology, gli strumenti che abbiamo ci danno opportunità che vanno ben al di là di quelle che sono le nostre esigenze. Allora, l'argomento vero, cruciale è culturale, no? Scomoda, poi magari ne parliamo anche dopo, il tema della fiducia, della delega, scomoda, come giustamente si diceva prima, il riorientare il funzionamento dell'organizzazione da una logica dei processi alla logica degli obiettivi, modifica drammaticamente i sistemi di performance management e soprattutto, esercizio secondo me facile a raccontarsi, difficilissimo a farsi, richiama la necessità di andare a rivedere il concetto di controllo. Ora, il controllo evoca, non so perché, ma normalmente delle cose un po' brutte, no? Ma in realtà il controllo è uno strumento di gestione, uno strumento manageriale e quant'altro. Il punto è come gestiamo il controllo. Ci siamo detti tante belle cose, secondo me di fatto l'esercizio del controllo visivo, no, semplifica enormemente la vita al management. E allora come superare questa cosa nel momento in cui si progetta, si disegna e si implementa una modalità realmente smart dell'organizzazione? Questo è un po' la premessa per noi ad una riflessione su quello che faremo da qui in avanti. È una domanda importante, evidentemente fare i manager e gestori di persone con gli occhi non si può più fare, quindi
bisogna trovare nuovi strumenti, oppure radicalmente pensare che il manager non è più un controllore, ma qualcos'altro. E Francesco, dici bene, alcune soluzioni di cosiddetto smart working, poi tanto smart non sono, e gli anglosassoni che hanno iniziato prima a scardinare la dimensione spazio-temporale del lavoro sono più modesti, dicono lavoro remoto o work from home. Invece noi che siamo arrivati dopo volevamo fare i brillanti e abbiamo detto smart working, però appunto adesso è tutto da dimostrare questo smart. Fabio Salvi, che è Team Lead People Partner in paesi di Sud Europa e Est Europa, per Flixbus Italia. Quindi Capito. siamo ancora nel settore della mobilità, dei trasporti, ovviamente non più mare ma terra. È un settore che ovviamente è stato investito dalla crisi pandemica moltissimo e quindi vi siete dovuti reinventare non solo all'interno, ma probabilmente anche per quanto riguarda il mercato. Raccontaci cosa è successo. Io so che l'espressione new normal non ti piace, dici anche tu allora quale potrebbe essere il succedaneo. Sì, guarda, non apriamo il fronte dell'abolizione del new normal perché appunto il tema è appunto chiedersi cosa fosse la normalità e noi in Flixbus abbiamo avuto questa opportunità in quanto startup, scale-up, unicorno, tutte le tappe insomma che abbiamo fatto ci hanno posto poi dei temi organizzativi che sono cambiati velocemente, anche poi dei temi di gestione delle persone e dell'organizzazione stessa. E quindi ci siamo trovati a confrontarci presto con il concetto di normale, con una tradizione di gestione organizzativa che si andava ad applicare a un contesto completamente diverso e come business e come generazione. Io sono il più vecchio di tutta Flixbus Italia e anche del circondario dei paesi balcanici e ispanici che mi competono. E quindi questa cultura del lavoro applicata ad un contesto completamente diverso, che aveva caratteristiche di prevedibilità di lungo periodo, di possibilità di programmazione, di situazioni che erano più gestibili da questo punto di vista, andava a cozzare contro un ambiente che era completamente diverso. Era hype qualche tempo fa, parlare di VUCA, per carità, non andrò a riesumare queste parole che poi dopo nel riassumare diventano una malattia. Ma il tema è questo, nel senso, in questo ambiente così imprevedibile, noi possiamo applicare vecchi modelli di gestione che, peraltro, come dire, mi sembra che stessero mostrando già il segno, insomma, dell'usura, della fatica, se andiamo a parlare con le persone e usciamo poi dal circolo bene di noi persone che lavoriamo in risorse umane, che abbiamo sempre un mondo splendente, che funziona tutto. Quindi la risposta era no, non funzionava e quindi abbiamo provato già prima, come dire, da pandemia, che ha brasato completamente il nostro business per 3 mesi perché non si poteva viaggiare per legge, quindi non c'era possibilità di vendere un biglietto e quindi non c'era nessuna fonte di revenue per 26 paesi in Europa. E quindi abbiamo provato a spostare, come dire, con le nostre persone proprio i confini già dell'azienda prima, da l'azienda come luogo in cui vai a fare certe cose, azienda in cui un luogo aperto, in cui collabori con altre aziende, in cui arrivano persone che non sono per solo persone dell'azienda, arrivano poeti, arrivano filosofi, arrivano persone che hanno a che fare col pensiero, che hanno a che fare con l'incertezza, con la variabilità. Per aprire alle nostre persone, che sono ragazze, che sono giovani, opportunità di altre visioni. Io non volevo che diventassero, come dire, col paraocchi Flixbus e vedessero tutto verde e arancione, che applicassero un modello vincente, che però era in un contesto che poteva cambiare da un momento all'altro, e come in effetti è successo. Quindi, applicando, come dire, questo concetto di azienda aperta, non è stato poi un tema di passare dal lavorare dall'ufficio a lavorare da casa, perché questi ragazzi erano già abituati, nel senso, lo smart working, come dire, con i problemi culturali che poi diceva Francesco, per cui tecnologia e processi c'erano, poi bisognava lavorare sul tema della fiducia, della gestione del controllo e su altri temi, c'era già. Il tema era appunto lavorare su altri aspetti e per me l'aspetto fondamentale è stato quello di spostare il focus da un concetto di carriera, che è un altro concetto statico e che si può gestire facilmente in un ambiente prevedibile, in un ambiente in cui il presupposto è la crescita continua. Io penso che non siamo più in questo tipo di contesto, né economico né sociale. E quindi dobbiamo lavorare sul versante della competenza, che è molto più difficile, come dire, da inserire all'interno di un percorso, di un contesto. Quindi contaminandoci con situazioni, anche sfruttando i nostri amici di Fixtech, che sono un service tecnologico che fa servizi tecnologici per tutta Flixbus, abbiamo lavorato con principi agili, misurando quelle che sono le competenze e facendole misurare alle persone.
Quindi un concetto molto banale, senza investimento, di competence mapping. Abbiamo lavorato su gruppi di lavoro che hanno detto, ok, io faccio questo, questi sono i miei task. Queste sono le competenze che dispiego per lavorare su questi task, mi valuto personalmente, mi valuto all'interno del gruppo, non valuto a più capo. Il gruppo mi dice, wow, sì, ti riconosco questa eccellenza, no, guarda, sei un po' una scarpa, non penso che tu sia così eccellente. Quindi da questa mediazione, come dire, del livello diciamo individuale gruppo, ha prodotto poi valutazioni almeno con un profumo insomma di oggettività. Del resto il tema dell'oggettività poi della valutazione è quasi ineludibile insomma dalla parola stessa. È però molto ficcante per le persone che dicono, ah, questo c'è un tema di consapevolezza, cioè ho pensato di essere un figo perché coloravo le celle in Excel, poi mi confronto con il mio collega che fa le macro, le pivot con i gomiti, e dico, forse non è che sono un po' il mago di Excel. E quindi questo confronto dà prima di tutto alle persone consapevolezza, da noi una mappa di quello che sanno fare, e quello che sanno fare le persone ci consente di applicare tutto questo a contesti completamente diversi. Quando il business è spento, abbiamo dovuto pensare non come costruire un network, a come smantellarlo, a come rispondere alla stampa, a come rispondere alle autorità locali che ci chiedono a qualunque, ma lì è significato, ma questo che è passato, ma tra robe incredibili. Persone che avevano, se restavamo a ruolo, per esempio, noi avevamo i bus stop manager. Bus stop manager, non sono più fermate, non va più, 3 mesi, ciao, ci vediamo a maggio, quando ci celebriamo. Bus stop manager sapevano fare cose che si applicavano nel nuovo contesto. Quindi, rifuggendo dalla job title, siamo passati a quello che sapevano fare e li abbiamo inseriti in tutti gli altri progetti. E questa gestione poi emergenziale è rimasta poi come prassi, dicendo, wow, come posso continuare con questo approccio in cui quello che so fare viene valorizzato a seconda del compito e non a seconda del ruolo. E questa è la sfida, come dire, attuale dell'organizzazione, perché benché ragazzi, come dire, la parola manager ha una carezza egoica importante, quindi so cose, gestisco cose, prendo decisioni. Quindi pensare a una managerialità intesa come servizio alle persone, come abilitazione a portare persone a fare cose, complessa, anche per chi non l'ha mai sperimentata, perché il mito della managerialità di un certo tipo, magari anche malintesa, ce l'abbiamo un po' dentro dai film, dalla cultura, da quello che abbiamo visto dai nostri padri e dai nostri colleghi. E lavorarci, andare oltre questa normalità della managerialità, per dirne una, e penso che sia la sfida attuale che dobbiamo affrontare. Benissimo, quindi una sfida che voi avete interpretato come un momento di riflessione e quindi di cambiamento anche culturale importante. Hai anticipato, Fabio, qualche elemento per il futuro, lo teniamo per il rapido secondo giro. Abbiamo adesso, ultimo ma non ultimo, Tiziano Suprani, risorse umane Ferroli. Ho pronunciato bene questa volta? No. Ferroli, non lo sbaglierò più, prometto. Esatto. Allora, un settore anche qui, racconterai in specifico cosa fate, ma è un settore che posso anticipare che è stato piuttosto stabile fino adesso, che anche qui ha dovuto reinterpretare in qualche modo le situazioni che dall'ambiente arrivano anche dentro l'organizzazione. Sì, buonasera a tutti. Provo a essere, diciamo, il migliore dal punto di vista della scala dell'intervento, essendo l'ultimo, portando, come dire, qualche elemento calato all'interno della mia realtà, così da essere il più possibile originale. Sicuramente dopo una startup o qualcosa, insomma, che parte da lì, è difficile essere, fare il mio intervento da un punto di vista di innovazione, però ci voglio provare questa sfida. Ferroli intanto è un gruppo di circa 2200 dipendenti che nasce nel 1955, quindi una azienda imprenditoriale per i suoi primi 60 anni, poi nel 2016 diventa manageriale con l'ingresso di un fondo. Quindi quello che racconto, diciamo così, lo contestualizzo, vorrei che fosse contestualizzabile un po' all'azienda, al gruppo per il quale che rappresento, ed è una piccola multinazionale, essendo presente con, dicevo, 2200 dipendenti, metà dei quali in Europa e metà in Asia. Quindi ha, diciamo, tutte le complessità di un'azienda manifatturiera piuttosto, appunto, antica, che però sta cercando di non diventare vecchia, nel senso che abbiamo avviato un percorso e provo a raccontare questa vicissitudine complessa. Io sono entrato nel 2018
e diciamo era già in corso il turnaround, quindi la ripartenza di questo gruppo da un punto di vista finanziario, economico e di business, e sono entrato ovviamente con alcune idee, ma che non consideravano il Covid logicamente. Per cui la complessità aggiuntiva del codice. Provo a raccontarlo narrando di un viaggio sostanzialmente che stiamo facendo come risorse umane, come piccolo team di risorse umane, che prova a rendere questa tragedia del Covid un'opportunità organizzativa e aziendale. Cioè in che modo? Intanto il Covid l'abbiamo vissuto prima di tutto sentendo la lontananza delle persone, sentendo la distanza, cioè non ci siamo più potuti vedere, toccare, confrontare direttamente. Quindi mai come allora, come nel 2020, la comunicazione era importante, è diventata importante perché dovevamo giorno per giorno raccontare ai nostri colleghi cosa succedeva, come, dove dovevano lavorare, come dovevano lavorare, qual era la procedura purtroppo anche sindacale che avevamo avviato, eccetera, eccetera. E quindi in un contesto in cui, quando sono arrivato, ho provato a fare una mappatura delle bacheche aziendali per parlando di comunicazione e non sono riuscito a venire fuori. Cioè, non avevamo una comunicazione cartacea e soprattutto non funzionante. Abbiamo innovato in questo senso, sfruttando il Covid come opportunità, introducendo insieme a un mezzo digitale, che è un'app, anche un concetto fondamentale che oggi stiamo, ripeto, cavalcando in questo viaggio, che è la persona al centro. Nulla di originale, ma nel nostro caso sicuramente molto sentita, sia perché l'abbiamo introdotto in un momento molto particolare, come dicevo, dove mai più che allora la persona doveva essere riportata o soprattutto tenuta al centro dell'attenzione dell'organizzazione, visto che la distanza ne comprometteva il rapporto diretto, e sia perché dal punto di vista di tecnologia avevamo bisogno e abbiamo ancora bisogno di rinnovarci e di riportarci al passo coi tempi. Quindi questa app, che abbiamo appunto chiamato Ferroli for People, vuole essere il messaggio del fatto che l'azienda debba un po' ribaltare il paradigma, quindi diventare più l'azienda a servizio in qualche modo a supporto della persona. Questo appunto nell'epoca che abbiamo vissuto e stiamo vivendo era ed è fondamentale. A questa app abbiamo però legato altre cose, quindi l'app è il mezzo, parlando di digitalizzazione, ma il concetto di fondo è fare qualcosa per le persone. Noi abbiamo un'età media superiore ai 48 anni, abbiamo perso tante persone per strada, considerando un percorso finanziario ed economico molto delicato, appunto come dicevo prima, che abbiamo vissuto nell'ultimo decennio. Abbiamo bisogno di gestire un cambio generazionale importante, e quindi abbiamo bisogno anche di preservare le competenze che sicuramente col cambio generazionale rischiano di essere perse. È vero che il nostro è un settore, quello dell'idrotermosanitaria, piuttosto statico, però è anche vero che negli ultimi anni in tanti hanno cominciato a esserlo molto meno, e noi vogliamo e dobbiamo essere tra quelli. Quindi ecco, il concetto, l'abbinamento in questo viaggio che abbiamo intrapreso ormai un anno e mezzo fa, quasi due, di rinnovamento delle modalità di comunicazione, della sua digitalizzazione, dell'introduzione di un concetto di fondo che è la persona al centro, per cui le nostre azioni organizzative e gestionali devono avere la persona come focus, sta accompagnandoci nel venire fuori da questo appunto tragedia che è stato il Covid, come dicevo prima, creandone delle opportunità. Quindi la persona al centro non è solo un concetto, deve essere qualcosa di concreto. Quindi cosa facciamo? Abbiamo creato all'interno di questa app dei luoghi dove raccogliamo tutto quello che è comunicazione, ma anche quelle che sono azioni in termini di recruiting, di formazione, e tutto questo deve essere a disposizione del dipendente per motivarne e stimolarne anche il proprio contributo. Abbiamo lanciato l'autoapprendimento, quindi anche questo vuole essere la spinta che la persona è al centro, ma anche al centro della sua carriera professionale. E questo è stato il Covid e questa recente storia che ci ha stimolato. Grazie a Tiziano Suprani, mi sembra che l'approccio sia stato comune anche nei diversi settori, nelle diverse organizzative, di partire dalle persone, non solo per dichiarare un valore, ma proprio con azioni, partendo dall'ascolto e poi il coinvolgimento, la responsabilizzazione, l'autonomia e così via. Siamo
proprio in chiusura, però ci hanno promesso una piccola estensione, quindi abbiamo tempo di fare una battuta sul futuro e partirai da Francesco. Futuro come la interpretiamo? Il futuro da esplorare, il futuro di speranze, il futuro di desideri. Vabbè, insomma, mai sprecare una crisi, no? Diceva qualcuno. Sarà però opportuno venire fuori da stereotipi piuttosto che da slogan, e quindi, come diceva Tiziano, veramente mettere da parte grandi titoli, no? Partire dalle persone. Poi, sinceramente, a me fa un po' impressione, no? Questa cosa per cui chi si occupa di risorse umane, da qualche tempo, ovviamente, dico cogliendo non polemicamente quello che diceva Tiziano, parli di persone al centro, perché mi chiedo. Scusa Francesco, il tempo è tiranno, quindi due battute sul futuro, perché altrimenti, no, altrimenti ci Le persone al chiudono. centro avrebbero potuto essere sempre lì al centro, no? E Esatto. allora torniamo ad occuparci delle persone. Facciamo sì che sia vero Facciamo sì che e sia non vero. solo uno slogan. Benissimo, Francesco. Fabio Salvi di Flixbus. Sì, io prendo subito la palla che mi hanno lanciato i colleghi. Il tema appunto delle persone al centro non deve essere una supercazzola, perché il tema è quello della persona al centro, significa ogni persona al centro. Questo implica il ripensamento, implica la scelta al centro, implica l'autonomia, la responsabilità, implica scelta. Anche il concetto stesso di processo, una volta diceva come fare le cose. Oggi non è più possibile. Come fare le cose cambia da un giorno con l'altro. Il processo deve riguardare il contesto, deve riguardare i paletti, deve riguardare i gradi di libertà. Il come, il cosa precisamente, poi lo stabilirà la situazione, lo stabilirà la persona in base alle sue scelte di cui si prenderà la responsabilità. Quindi l'autonomia, la responsabilità, la scelta sono il corollario poi delle persone al centro e dobbiamo finalmente farlo perché se continuiamo a dircelo poi, come dire, non succede, le persone dal centro poi se ne vanno, Vanno, come la si Big Quick spostano verso ci sta periferie. insegnando. Allora, per riassumere quello che ha detto Fabio, più scelte, meno teorie dei processi, ma più scelte che tengono conto del contesto e meno supercazzole. Allora, Verena, anche Allora, non posso tu due che battute sul futuro. dare ragione, ma vorrei aggiungere un altro elemento che secondo me abbiamo tutti quanti potuto imparare in quel momento particolare, che è quello che serve, che noi come HR in primis, ma dovremmo poi insegnarlo un po' a tutti, di rimanere flessibili o diventare flessibili, agili, perché da un momento all'altro tutto può cambiare, che non deve essere sempre il virus. Il mondo sta girando con una velocità estrema. E pertanto oggi stabiliamo una struttura, una nuova regola, ma dobbiamo essere consci del fatto che domani già può essere diverso. E questo, secondo me, far capire a tutti e far digerire anche a tutti i colleghi, i collaboratori, funziona solo tramite una comunicazione trasparente, onesta e chiara. Spiegare perché oggi facciamo così e spiegare perché forse domani dovremo fare di nuovo diverso. Quindi agilità anche qui, non che non sia uno slogan, ma che sia un esercizio continuativo. Esatto. Grazie Verena. E allora abbiamo Tiziano. Sì, io anche per completare il ragionamento e cogliere alcuni spunti, la persona al centro è una cosa e l'altra è diciamo l'autonomia. Secondo me l'autonomia passa anche da un ruolo nuovo del manager, diverso perlomeno, perché non è che possiamo azzerare le organizzazioni d'amblè da un giorno all'altro. Quindi diciamo che la piramide rimane, il manager deve sapere cogliere questa opportunità, riparlando di opportunità, trasferendo la modalità gestionale in modalità per obiettivi e per risultati. Dobbiamo su questo anche fare un'esperienza. Il Covid ci insegna con lo smart working che dobbiamo stimolare i manager a gestire anche a distanza e quindi sempre più per obiettivi, non per quantità, non per ore di presenza, ma per quello che effettivamente ognuno di noi è in grado di dare, competenze e quindi qualità del lavoro. Quindi, prima di tutto, competenze per i manager, per questa nuova normalità, chiamiamola così, ma anche il manager come mediatore culturale verso una transizione che sta avvenendo. Last but not least, Claudia Magro Bosch, due battute sul futuro.
persona al centro e cliente al centro, nel senso che poi il modello che si sceglie, intanto come dicevo prima, nel nostro caso abbiamo scelto di non scegliere un modello rigido e quindi ci diamo appuntamento ogni anno per definirlo. Seconda cosa, in base al business dell'azienda, quindi se i tuoi clienti hanno un orario che con lo smart working e il lavoro asincrono non c'entra nulla, è abbastanza poco realistico che la tua azienda, come dire, si rivoluzioni in maniera autocentrata. Ecco, quindi sicuramente persone al centro, cliente al Cioè, centro. persone al centro, dentro e fuori Sempre fuori l'organizzazione, l'azienda, perché sennò le aziende non guardano se dimentichiamoci di quelle stesse, qua. insomma, no? Allora, io ringrazio i relatori, è stata una bellissima sessione, un esercizio anche di pensiero futuro. Ellemann Gruber Logistics, Claudia Magro, Bosch, Francesco Rotundo, D'Amico Società di Navigazione, Fabio Salvi, Flixbus e Tiziano Suprani, Feroli. Ce l'ho Grazie, ce fatta? l'ha fatta. Va bene, va. L'applauso del pubblico atomico.